Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come vi avevamo annunciato anche nella scorsa puntata, anche quest'oggi avremo parlato in modo specifico dell'alluvione, l'alluvione che ha colpito il 2 di novembre in parte della nostra regione. E allora questi sono i titoli. Si parla del Consiglio e l'unanimità sull'azione immediata a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo e dall'alluvione. E poi ci sono i commenti del presidente Gianni, che è stato nominato commissario delegato per fronteggiare appunto l'emergenza. Il Consiglio regionale quindi, come detto, approva all'unanimità una serie di atti di indirizzo presentati dai singoli gruppi, sia delle maggioranze che dalle opposizioni. È stata approvata una risoluzione del Partito Democratico che impegna la Giunta a attivarsi con il Governo affinché sia previsto lo stanziamento di risorse da destinare a sostegno delle popolazioni. Passa con voto unanime anche una risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi affinché lo stato di emergenza nazionale venga poi allargato alle province di Lucca, Massa Carrara e parte del territorio della provincia d'Arezzo. Le risoluzioni poi sono due, quelle della Lega, anch'essa all'unanimità, si parla dell'aiuto alle imprese dell'area costiera, poi la risoluzione Fratelli d'Italia per il ripristino dei luoghi danneggiati dalla mareggiata sul litorale di Marina di Pisa, voto unanime anche in questo caso su una risoluzione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda diciamo così, lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto dei fanghi. Le risoluzioni 2 di Forza Italia approvate, si chiede di convocare il presidente del Consorzio Bonifica Medio Valdarno per capire anche che cosa è successo proprio all'interno delle commissioni. E una risoluzione di Italia Viva per chiedere di realizzare casse di espansione anche per i reticoli minori. Ma entriamo nel dettaglio e ascoltiamo direttamente i consiglieri. La Toscana ha fatto la Toscana, cioè un atto unitario votato all'unanimità, per me è una soddisfazione che porta la mia prima firma, un'intuizione, quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca, di Massa Carrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza. È evidente che ci sono una modalità differente di interventi, di danni subiti dalla popolazione, la differenza la faranno le schede ovviamente che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori, però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime. Il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stato la cosa più importante, un atto che quindi porta la firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Toscana, quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curcio, con la Protezione Civile, col quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinatrice nazionale, in questo caso del mio partito, Lella Paita. L'atteggiamento e il confronto, il dibattito costruttivo che si è svolto in Consiglio. Quindi il Consiglio tutto, maggioranza e opposizione, ha tenuto un atteggiamento consono di solidarietà, di rilievo relativamente a questa tragedia che è accaduta in alcune parti della nostra regione. Sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime, sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione. Alcuni sono stati rinviati in commissione perché hanno bisogno di approfondimenti e di un ragionamento maggiormente articolato. Tra gli atti approvati ovviamente la nostra risoluzione che oltre ad un ringraziamento al Presidente Gianni, ora commissario per quanto riguarda la situazione di crisi, all'assessore Monni, ma con loro a tutta la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, tutti i volontari, tra i quali questi straordinari giovani, molti studenti che da subito si sono presentati e si stanno presentando per aiutare in quelle che sono le operazioni ora maggiormente necessarie per tornare alla normalità. Abbiamo presentato degli atti appunto generali
per l'emergenza che stiamo attraversando. Abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca, e abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale, perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nei giorni del 30 e il 31 ottobre, quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato, e da lì l'area costiera è stata colpita più volte appunto, e che ha creato danni agli stabilimenti balneari, alle attività produttive, ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana, su cui c'è bisogno di un approfondimento, perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta, ma che sia una variazione dedicata non interamente ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a analizzare anche questi atti più specifici, e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico, diciamo, di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci, perché il termine massimo è di 30 giorni, ma non possiamo attendere 30 giorni che la giunta decida appunto tutte le province coinvolte, decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la regione mette a disposizione, per poi andare allo step successivo, a quello che è quello di richiedere le risorse al governo. 30 giorni sono troppi, la regione si deve velocizzare, ci aspettiamo che già nella prossima riunione di giunta di lunedì si parli del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. Abbiamo consapevolezza del momento, insieme agli altri capigruppo, ai gruppi consigliari in Regione Toscana abbiamo scelto una linea molto chiara, che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi. Il governo Meloni, il governo di centrodestra, ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato, e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato due giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo, ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Vedo Valdarno Bottino, in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà, perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni. Cosa è successo? I codici, l'allerta, se il meccanismo ha funzionato, il piano regionale contro le alluvioni, se è stato un piano che ha consentito di rispondere in maniera immediata, efficiente rispetto alle esigenze. Ci sono ancora tanti cittadini che sono fuori casa, ci sono ancora tante case alluvionate, ci sono ancora imprese che stanno smaltendo i rifiuti. Sarà un periodo molto difficile per le nostre imprese e per la nostra regione. Ci sono famiglie in mezzo alla strada, ci sono soltanto a Campi ancora più di 100 famiglie che non hanno luce ed elettricità. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo anche attivato con i nostri partiti una serie di iniziative a sostegno delle famiglie, raccolta di materiale, anzi lanciamo come capogruppi anche un appello a portare i generi di cui hanno bisogno le famiglie, non soltanto vestiti ma generi alimentari, ma soprattutto anche materiale per pulire. Hanno bisogno di scope, hanno bisogno di moce, hanno bisogno di liquidi per pulire il fango. Sappiamo benissimo che il fango era usato per le costruzioni, il fango è cemento, se non viene tolto subito poi è difficile anche da togliere. Come forze di centrodestra quindi abbiamo fatto un'azione responsabile in Consiglio regionale, ciò non toglie che da oggi comincia anche un momento per capire se quello che è successo poteva essere evitato. Io credo che il centrodestra in questi due giorni di discussione sull'alluvione abbia fatto un servizio
ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana. Fatto un servizio evidenziando in maniera seria e puntuale tutto quello che non ha funzionato, non per fare polemica, ma perché è giusto che la Regione Toscana, la politica tutta, metta l'attenzione, focalizzi l'attenzione su quello che è andato storto, perché se oggi fossimo qua a raccontare che è stato tutto bene, è andato tutto bene, che ha funzionato tutto e che tutto è andato nella maniera migliore, ovviamente non saremmo a commentare un disastro che ha visto 9 morti, a cui va nuovamente la nostra solidarietà, ha visto città intere distrutte, ha visto cittadini che ancora oggi sono senza luce e senza acqua a casa. Abbiamo fatto un servizio, abbiamo ottenuto oggi con gli atti di cui hanno già parlato i colleghi Stella, Meini, aggiungo quelli che ha portato Fratelli d'Italia, cioè un atto dove finalmente si sancisca e si scriva nero su bianco che anche le province di Massa e di Lucca e una parte della provincia d'Arezzo hanno subito danni, perché nei giorni scorsi era tutto un rincorrersi e un cercare di capire se queste province stessero o no all'interno dello stato di emergenza. Oggi abbiamo portato un atto in aula che è stato approvato e che sancisce in maniera netta che l'emergenza riguarda anche loro, che porta alla costruzione e al proseguimento della realizzazione delle barriere che mettono in sicurezza la città di Pisa. Abbiamo visto che il pericolo non arriva soltanto dal cielo, ma arriva anche dal mare, quindi servono opere che mitighino e che mettano in sicurezza le città costiere. Questo oggi era quello che noi potevamo fare. E in aula si è parlato anche della nomina a commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivata dagli eventi calamitosi nei territori colpiti dall'alluvione di Eugenio Giani. Lui ha dichiarato appunto operare con il massimo impegno, ma ascoltiamo anche il parere dei consiglieri sulla nomina appunto di Giani. Come è stato fatto in Emilia Romagna, se il presidente Giani non fosse anche il commissario per la ricostruzione sarebbe un errore, perché chi conosce bene il territorio, chi dispone comunque di una macchina della protezione civile regionale che si ovviamente avvale anche di quella nazionale, dovrebbe essere quello investito per portare avanti non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione. Se la scelta sarà un'altra, vuol dire che prevalgono logiche di carattere politico e non quelle che per quanto riguarda invece la migliore efficacia, almeno dal mio punto di vista, per la ricostruzione di questi territori. Giani si sta muovendo bene, questo è il primo punto di vista mio come forza politica per quanto riguarda la fase emergenziale, così come bene si stanno muovendo i sindaci del nostro territorio con una grande cultura di appartenenza, bene si sta muovendo l'assessore della protezione civile Monia Monni, quindi un ringraziamento alle istituzioni presenti nel territorio, ovviamente forze dell'ordine, ovviamente sistema diffuso di protezione civile, volontari, angeli del fango e non solo. Credo che non esista persona migliore che Eugenio Giani, che è il presidente, che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale possa poi anche favorire la fase della ricostruzione. Noi dobbiamo fare e seguire una linea che il governo ha sempre seguito. Abbiamo fatto temporaneamente il presidente Giani commissario per la gestione dell'emergenza alluvione, capiremo insieme al governo se è utile fare anche Giani commissario per la ricostruzione. In Emilia Romagna abbiamo adottato un altro criterio, io penso che il criterio debba essere uguale per tutte le regioni. Nella fase dell'immediatezza degli interventi, scegliere una persona che avesse conoscenza e contezza del territorio. E il presidente Giani ha conoscenza del territorio. Se noi avessimo avuto un fenomeno, il Cristiano Ronaldo di coloro che gestiscono le emergenze, ad Aosta, tu dovevi farlo venire in Toscana e magari perdeva 5 giorni a capire come era conformato il territorio della Toscana. Il presidente Giani lo conosce a menadito, quindi in questa fase credo che la ratio sia stata questa. Noi diciamo no, sinceramente credo che Giani sia già commissario di troppe cose in Toscana. In questi ultimi 3 anni lo abbiamo visto già commissario ben 3 volte, credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, questo è un tema veramente delicato, ci vuole una persona estranea, una persona super partes, una persona che abbia una strategia, che abbia già messo in moto una macchina
perché no, il generale Figliuolo, dopo le calamità naturali che da maggio scorso si sono verificate anche in altre regioni d'Italia, o comunque una persona che sia in grado di gestire le risorse, di gestire il territorio senza interessi, permettetemi il termine, di popolarità e di voto e di politica in Toscana. Non credo che sia questo il vero punto della questione. Il punto della questione è che dobbiamo prendere atto che molte criticità nella fase dei soccorsi e degli aiuti non sono state affrontate nel modo adeguato, e questo è una cosa che mi pone in grande preoccupazione anche per il futuro, anche per altre zone della Toscana, perché qui se c'è qualcosa che non funziona nella fase emergenziale dobbiamo prenderne tutti atto, chiunque sia poi a governare la fase di emergenza e di ricostruzione. E per questo nostro incontro è tutto. Per gli aggiornamenti, le informazioni, le delucidazioni, vi ricordo il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando ancora saremo insieme dentro il Consiglio.